Tutto quello che potevamo vedere su Kura l'abbiamo visto. Tutto quello che serve per fare una buona stampa. Finiti questi tutorial, se li avete visti tutti, in particolare la parte di Kura 2.3.1, possiamo passare a un altro tipo di programma, sempre gratuito, scaricabile sul web. Potete andare su www.meshmixer.com/download.html. Scaricate la versione che va bene per il vostro computer, Windows o Mac, ed installate. Vorrei condividere con voi tutto quello che ho preso su questo programma e soprattutto quello per cui mi è stato utile. Mesh Mixer è un programma che gestisce le mesh. E di conseguenza, proprio come l'etimologia del suo nome, serve per gestire le mesh. Vi faccio vedere le varie funzionalità molto velocemente e poi nel dettaglio vedremo uno a uno le varie cose che vi potrebbero servire. Anzitutto potete trascinare dentro un oggetto e aprirlo, come ho fatto io. Non vedremo più l'oggetto a strati, cioè non vedremo più il percorso che la stampante fa, ma vedremo solamente le mesh. Le mesh cosa sono? Andate bene a cercare sul web che cos'è la mesh, ma le mesh sono dei piccoli triangoli o comunque delle su le superfici che compongono l'oggetto. Più mesh un oggetto ha e più l'oggetto pesa, e meno mesh ha e ovviamente meno pesa. Diciamo che le mesh in questo caso sono quelle che vedete qua. Questa, questa, questa. È un oggetto non troppo pesante e non troppo di qualità, perché vedete che le mesh sono abbastanza scalettate. Vediamo cosa possiamo fare con Mesh Mixer. Anzitutto possiamo inserire delle figure all'interno della nostra area e successivamente mixarle. Vedete che cliccando sugli oggetti mi si evidenzierà uno piuttosto che un altro. Se io tengo cliccato questo omino, io andrò a lavorare su questo omino. Se tengo cliccata la sfera, andrò a lavorare sulla sfera. Vediamo che ci sono tante forme da mettere. Io la forma che utilizzo di più è questa, che non è altro che un quadrato, un cubo, scusate, che poi vado a modificare. Vado a modificare perché magari mi serve per mettere dei sostegni all'oggetto che voglio stampare. Faccio un esempio. Se dovessi stampare un profilo, una barra dritta, mettiamo che sia 10 centimetri di larghezza per 5 mm, alta 70 centimetri, la stampante man mano che sale fa ondeggiare l'oggetto e la stampa esce male. Potrei mettere dei sostegni con Mesh Mixer, mixarli e stamparli così. Poi usciamo da questa schermata e andiamo in Select. Posso selezionare le varie mesh. Ok, qua posso modificare la grandezza del pennello e via via. Quello che seleziono posso editare, posso convertire, posso deformare, posso modificare. Lo vedremo nel dettaglio più avanti. Posso scolpire l'oggetto, cosa interessante, è una funzione che assomiglia a ZBrush. Ci sono vari pennelli, vari modi, cioè varie geometrie del pennello e anche i colori che non utilizzo mai. Modificare la forza, ok, e la grandezza del vostro pennello. Potete modificare, vedete, io vado a scolpire il mio oggetto e ho un bel po' di filtri o un bel po' di pennelli, diciamo, se qualcuno ha già utilizzato Photoshop. Se io utilizzo questo, le mie mesh verranno verso di me. Se utilizzo questo, le mesh verranno appiattite, okay, verso il centro dell'oggetto e via via. Poi lasciamo perdere la parte dello stamp. Edit interessantissimo, molto interessante. Potete specchiarlo, duplicarlo, trasformarlo.
ovvero potete modificare la geometria, vedete? Posso schiacciarlo o posso aumentarlo in proporzione, dipende da quello che selezionate voi. Posso anche andare a modificare i parametri direttamente da qua. Edit è molto 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 interessante come gruppo, diciamo. Poi c'è allinea e via via. Plane cut vuol dire taglia l'oggetto, make a solid per esempio vuol dire crea un solido. Se avete un oggetto che ha delle facce, ok, potete renderle tutte mesh e fra l'altro con una certa intensità. Ovviamente se rendete solido il vostro oggetto, vuol dire convertite tutto in mesh, peserà tanto e potete dare voi quanto pesa, quante mesh mettere e via via, lo vedremo più avanti. Potete per esempio separare gli oggetti, eccetera, eccetera. Per esempio, a me è capitato che un cliente mi mandasse un file composto da 3 o 4 oggetti differenti, separando, ok, cliccando qua. Quei quattro oggetti io posso andare a selezionarli e salvarli in STL per poi stamparli uno alla volta. Poi Analytic è una cosa che utilizzo per correggere i file, ovvero la cosa che utilizzo di più è Inspector. Inspector ispeziona il file e se ci sono dei buchi o delle imperfezioni puoi andare a modificarle. Molto molto utile perché tante volte inserisco in cura un oggetto. Soprattutto se è stato fatto con SketchUp, se sono delle incisioni, se sono dei gadget e ci sono degli errori che vengono evidenziati di rosso. Su Inspector io posso andare a sistemarli. Non sempre funziona, ma molte volte sì. E una cosa che serve anche Inspector è nel chiudere il solido. Tante volte mi mandano un oggetto con dentro un micro buco e cura magari sclera un po', invece lo passo dentro il mesh mixer e lo sistemo. Questa cosa non la guardiamo, esporta non la guardiamo e 3D print non serve perché non stampiamo da qua. Poi con mesh mixer potete importare, ma soprattutto esportare STL corretti per la stampa. Questo qua è un programma che non serve per generare linguaggio macchina della stampante, ma serve per visionare il file e vedere se ha difetti o no, perché non sempre il problema è derivato dal G-code stesso. Alla prossima!